Ciao a tutti, bentornati su questi schermi. Io sono Piera e non ci vediamo da un bel po'. Non ci vediamo da un bel po' se state guardando questo video su YouTube, se no se lo guardate su Instagram lo stesso, sono molto poco presente. Però questo vuole essere solo un'introduzione a un qualcosa che ho ripensato, visto che sono comunque 2 anni che cerco di farlo su Instagram, ma che ho ripensato e rivisto per dei contenuti video, invece che solo come dei post. Ho preferito passarlo a contenuto video invece che a contenuto solo post scritto con foto. Questo perché mi sentivo un pochino ristretta nel fare solo un post con una foto e volevo un pochino ampliare la cosa, ma anche perché in questo periodo non sto molto bene di salute, quindi avere una piccola valvola di sfogo e avere un progetto da seguire per questo mese che verrà, a dicembre, infatti, mi dà un pochino più di, diciamo, di sollievo mentale, non mi fa pensare molto alle cose brutte, tra virgolette, e riesco un pochino a sfogarmi, no, a svagarmi e anche sfogarmi, sì. Comunque, io sono qui in questo video con questa lunghissima introduzione per dirvi che quest'anno ritorna il Book Grinch, infatti sono vestita di verde, ma ritorna in una maniera rinnovata e ristrutturata. Gli anni scorsi cercavo sempre di parlarvi di un libro, una volta alla settimana, una volta ogni giorno, quando mi andava nel mese di dicembre. Se mi seguite da un po' sapete che non sono una grandissima fan del Natale mainstream, diciamo, non sono una grandissima fan dell'oh mio Dio i regali, oh mio Dio le decorazioni, oh mio Dio questo, oh mio Dio quello. Non lo sono mai stata e in più se le persone che guardano questi video mi conoscono nella vita reale sanno anche che io non ho una grande passione per i bambini e quindi diciamo che il Grinch sono un po' io. L'altro problema è che i bambini hanno una grande passione per me, non l'ho mai compreso, però vabbè, dettagli. Comunque io mi sono sempre sentita un po' Grinch sotto Natale perché non ho mai amato quella cosa delle decorazioni, di questo e di quello. Mi piacciono le lucine tantissimo, però non mi piacciono relativamente associate al Natale, mi piacciono in generale. Ogni qualvolta ci sono le lucine mi piacciono, però non ho una grande passione per appunto quello che è un po' il Natale mainstream. Comunque, io sono qui per dirvi che quest'anno il Book Grinch si sposta in formato video. Perciò, che cosa sarà il Book Grinch versione 2.0? Il Book Grinch versione 2.0 avrà un video più o meno ogni 2 giorni, dipende se riesco a montarli, se si caricano bene, quanto tempo ci impiego a girarli e tutto quanto. In più ho pensato di girare sia dei video un pochino più leggeri, quindi un book haul, un book tag, un unboxing, non vi dico di cosa perché io non vedo l'ora che arrivi. Ho pensato anche di girare dei video dove magari faccio delle riflessioni, ho pensato di girare dei video di consigli. E magari anche di magari fare una giornata con me dove faccio il pane, dove faccio la pizza, dove faccio quelle cose lì, insomma, che normalmente io nella mia vita faccio. Quindi girerò un video in cucina, un video un pochino più tranquillo, un video di una giornata, insomma, tipica. E poi ci saranno dei video un po' particolari che non vi voglio svelare. Poi, per finire invece in bellezza il mese, ho pensato di fare un video un po' più lungo, un po' più difficile da girare perché è da un po' che volevo farlo e da un po' che ve lo prometto, cioè il bookshelf tour. Ho pensato che finalmente è giunto il momento, visto che ora insomma non ho più coinquilini che girano, non ho più insomma ho un po' più di controllo sulla casa, posso fare più con più calma, posso girare tranquillamente. Sarà il video più difficile, più lungo, quindi presumo che quello arriverà a fine mese. Perciò questo sarà il tutto, più o meno. Meno più, è una cosa un po' in divenire perché dipende anche come sto io di salute, però voglio impegnarmi soprattutto perché so che facendo qualcosa mi distraggo e riesco magari a non pensare al fatto di stare male o di avere altri problemi. Quindi niente, questa è l'idea. Ho pensato di spostarmi su un contenuto un po' più lungo, un po' più strutturato e anche recuperabile, non tanto volatile come può essere un post su Instagram. Spero di farvi un po' di compagnia, spero che quest'idea vi piaccia, vi possa interessare. Non ci sarà un calendario perché voglio che sia un po' in divenire e sia un po' quando non ve l'aspettate, insomma. Comunque, questa è l'idea. Spero vi possa intrattenere in questo periodo un po' particolare che stiamo vivendo tutti. Mi sembrava simpatico riproporre
un qualcosa che cerco di fare ogni anno, in una forma diversa, soprattutto per tenere compagnia a me e tenere compagnia a voi che mi guardate. Quindi spero che vi possa piacere l'idea, spero che mi seguiate in questa nuova avventura, in questo Book Grinch 2020. Questa era la presentazione, spero di avervi incuriosita, spero che mi seguiate in questa nuova avventura, in questo restyling del Book Grinch. E niente, grazie per aver guardato questa presentazione, ci vediamo il 1° dicembre con il primo video. Ciao ciao!